conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e questo è il giardino del re consumato, Seiros, monarca di Lothric. Ho deciso di ripulire l'area perché questa è una delle mappe in cui si corre di più, in cui si ignora ciò che circonda il personaggio, proprio perché è orribile, difficile, noiosa, ostica, tossica, sia letteralmente sia per il giocatore. Quindi, prima di avanzare per le tombe dimenticate e parlare dell'episodio che arriverà oggi, volevo un pochino osservare la mappa, perché questo luogo è stato distrutto, è stato distorto, è stato letteralmente corrotto dalla follia di Oseiros, dai suoi esperimenti. Il terreno è divenuto tossico. I non morti, probabilmente alcuni dei suoi sudditi più vicini, o alcuni che sono caduti interno al giardino, magari erano davvero dei giardinieri, è possibile. Sono stati distrutti e corrotti loro stessi da ciò che lui ha causato nelle sue ricerche. Questa forma draconica abissale, questo abisso marino, questo liquido corruttore, che però assume la forma di un serpente, di un drago imperfetto, e noi sappiamo che ci sono delle scale distrutte. Qualcosa di molto elegante veniva mostrato in questo giardino, e tutto quello che ne è rimasto è corruzione e morte. Non rimane più nulla, e poter vedere le macerie di queste scale, i rimasugli di questa gloria, di questa opulenza, secondo me è una cosa veramente preziosa, e molto spesso la si ignora cercando di abbattere il re il più velocemente possibile. Per esempio, le decorazioni. Osservarle un po' potrebbe aiutarci a riconoscerle altrove. Questi sembrano sempre comunque motivi floreali, qualcosa che viene poi seguito anche a Dirithil, per esempio. E il controller mi aveva tradito di nuovo, sta facendo un po' il dispettoso. Maledetto cavo, ce la puoi fare, su. La luce è fantastica. Questo non cambierà mai. E questa parte della fortezza è importantissima, perché è quella che poi porta alle tombe dimenticate. E quello è possibile che sia il ponte. No, questo non è il ponte dei re, dei figli, dei principi, è un ponte in cui non arriviamo mai, molto più in alto, molto più piccolo, ben lontano dalla casa di Lorian e Lothric, dalla stanza di Lorian e Lothric. È bello poterlo osservare con un po' di calma, ed è qualcosa che voglio fare nelle aree che vengono più spesso sottovalutate, così come guardate. Quanti di voi, io mai per esempio, quanti di voi si sono soffermati a guardare il sole da questa prospettiva? A osservare anche la bellezza di un'area così fastidiosa? Ecco, Dark Souls 3 in questo eccelle, oltre ogni immaginabile limite. La cura per i dettagli è estrema, anche sui rampicanti. Le piccole rocce rovinate, i mattoni spostati, tutto veramente bello. Poi sì, ci sono evidenti brutture come le texture separate lì, le UV non proprio messe a posto, ma wow, devo dire la verità. Il giardino del re consumato, se lo si osserva bene, si può. Ti comunica ciò che era un tempo, che è dopo tutto una cosa molto importante per Miyazaki, perché per Miyazaki è fondamentale il concetto di meraviglia in rovina, e ciò che lui voleva fossero i draghi zombie all'interno di Dark Souls 1, per esempio, non cadaveri vermiglende, cadaveri putrefatti, assolutamente orribili alla vista, no, dovevano ricordare la gloria di quel passato, di quelle creature. E prima di portarci all'avanzamento finale verso appunto le tombe dimenticate, ho qui qualche appunto di cose che non ho discusso nello scorso episodio e a cui tengo particolarmente. La prima cosa è appunto, ovviamente noi non possiamo avanzare alla creazione di equipaggiamenti tramite le anime dei boss, perché ancora non abbiamo il Transposing Clean, ossia lo strumento di Corlan in grado di trasformare le anime in oggetti materiali, ma contemporaneamente non abbiamo discusso abbastanza a lungo della danzatrice. Danzatrice, ragazzi, ricordiamoci che comunque, essendo una figlia una discendente della famiglia reale, potrebbe essere una delle figlie divine di Guinevere, così come lo potrebbe essere Gertrude. Non è un caso, secondo me, che venga definita in questo modo e che dalla sua anima si possa fare un miracolo di Guinevere. È vero che l'anello di Havel mette un po' in crisi questa idea, però sono abbastanza convinto del fatto che, dopo tutto, se qualcosa può essere fatto da un'anima, allora sono molto, molto legate le cose.
l'anima può creare un'anima, un miracolo di Guinevere, e allora è molto probabile che Guinevere sia legata in maniera piuttosto empirica alla danzatrice. Welcome Contemporaneamente, speaker. prima di Very good, avvicinarci then come all'area in with me. cui faremo esplorazione, ma soprattutto molta interazione con gli utenti, mi piacerebbe poi imparare a esplorare la difesa. Vedete, difesa fisica, 124. Il level up per ora sembra portare lo stesso upgrade, ma quando potremo fare un esperimento da Rosaria, voglio provare ad aumentare il vigore o la vitality in inglese a valori molto più alti e vedere che cosa succede. Per ora possiamo fare due livelli e li faccio volentieri. Per portare avanti piano piano intelligenza e fede. Ho potenziato lo spadone di Karthus. Voglio testare le armi, ragazzi. Le dual sono interessanti, hanno dei limiti ma anche dei bonus. Avete visto che è bello che è stato combattere Oseiros, mi è piaciuto da matti. Ma c'è anche altro di cui parlare, la descrizione degli Unkindled che non ho discusso nello scorso episodio. Miyazaki stesso ha dichiarato chiaramente che gli Unkindled sono, fuori da ogni speculazione, ormai è fatto, Lord of Cinder falliti, sono non morti, potentissimi, e potentissimi l'ho aggiunto io perché è un merito loro essere arrivati alla prima fiamma, che sono giunti alla prima fiamma e hanno provato a vincolarla fallendo. Sono stati consumati dal fuoco, incapaci di raggiungere un valore di energia della propria anima abbastanza alto da poterla far rinascere. Wow! Lo spadone di Karthus, curvo, ha un doppio A di scaling, 200, wow! E allora ho 521 che diventa 576 con questo anello. Wow, qual è il suo moveset? È vero, l'ho potenziato alla cieca, come ho fatto la Lucerna in Dark Souls 2, ma mi fido di lui. Ok. Oh, preferivo un attacco verticale. In questo caso. Mi sembra troppo simile all'attacco normale questo R2. È diverso, ma troppo simile. E ha due mani? Grande! Grande! Ok, ci speravo tantissimo. Poi abbiamo questo attacco, è fortissimo. È veloce. E l'attacco in roll? Bello. Ora la weapon art. Fantastico, è bellissima. È bellissima. Esatto, è un attacco combinato. Quindi se io faccio così posso fare un altro giro? Non veloce. E con l'R1 come si catena? Normalmente, niente di eccezionale allora. Perfetto, ci siamo. Allora, abbiamo 14.000 anime. Voglio comprare da Greirat dei coltelli da lancio inferiori perché sono ugualmente veloci a quelli avvelenati, ma fanno un po' più danno. Oggi proveremo a combattere in questo modo, ragazzi. Sono veramente contento di poter mostrare una cosa del genere. Ed ecco qua i coltelli, ne compriamo 620. Perfetto. Siamo Compara. assolutamente operativi. Un'altra cosa di cui volevo discutere: praticamente sono stati consumati dalla fiamma e diventano inutile cenere. Che poi viene risvegliata dalla campana per cercare di spezzare questo ciclo. Un'altra cosa che mi dispiace è l'inutilità, di alcuni anelli. Per esempio, dovevamo leggere questa descrizione. Questo anello speciale, fabbricato nelle terre dell'est, è fatto di metallo, ma con una sorta di decorazione lignea sulla sua superficie. Rallenta la degradazione dell'equipaggiamento. I possessori di spade che fanno parte della stessa regione. Ok. Ah, d'accordo, va bene. Praticamente cosa fanno? Decorano le proprie lame dando loro un nome e quindi sono molto legati a questo anello che impedisce a quel nome di essere cancellato via. È un bellissimo pezzo di lore, tra l'altro, dell'est, di Shiva e di tutta quella cultura di armamenti, di appassionati di armi. Per il resto, una cosa che volevo dire, che ho discusso anche con Fenrir, è come sia un peccato che Oseiros con la sua anima permetta di fare la Moonlight in maniera così banale, quando anche qui si poteva citare, per esempio, Demon Souls o il suo studio del Drago Sith, perché poteva esserci un altare qui con la Moonlight, poteva essere una cosa bellissima. Invece è stata un po' limitata, che peccato. È interessante che si possa fare con la sua anima, ma è limitato rispetto alla spettacolarità che poteva essere invece presentarla in maniera più seria e magari con la sua anima fare il suo catalizzatore, che fa più parte di lui. O qualcosa di legato a Ocelot, per esempio, no? Mi sarebbe piaciuto. Così come aggiungo, appunto, alcuni anelli sono abbastanza inutili. Sarebbe stato fantastico, molto più evoluto rispetto alle weapon art, ossia potevano continuare a evolvere la cosa, aggiungendo al discorso degli anelli anche dei set di anelli. Per esempio, se metti entrambi gli occhi di Sullivan, magari aggiungendo anche l'anello dell'occhio malvagio, si ottiene un potenziamento particolare, un funzionamento unico, un bonus o qualcosa di speciale, qualcosa di trasformabile, anche di trasformante, anche di solo estetico. Sarebbe stato veramente bello. Basta un po'. Sarebbe stato veramente interessante. Purtroppo non hanno sfruttato alcune cose che magari li avrebbero messi a rischio a livello di concetto, di concept, perché sono novità. Però è un peccato che non l'abbiano fatto. Così come mi dispiace da morire che non si possono infondere. Qui basta, fermo qua perché comunque
se no divento logorroico, è troppo, troppo limitante che tante armi non possono essere infuse. Per me è difficile criticare così spesso Dark Souls 3 perché lo adoro. Per esempio, ma l'unico... è vero che mancano anche boss fight strategicamente calmi come Quelaag. Quelaag è il mio boss preferito in assoluto nei Souls, perché è esattamente ciò che sarebbe potuto anche essere Oseiros, per esempio. Poteva essere un'area perfetta, una boss fight perfetta, se fosse stato più lento, ma giustamente Dark Souls 3 vuole essere più veloce. Ma che succede quindi in questi casi? Succede che purtroppo non è molto leggibile e contemporaneamente questi simboli sono dei miei scritti. Ho messo una password ed essendo molto 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 piccola l'area presente all'interno delle Untended Graves, potremo parlare di lore, fare PvP e tutto il resto quanto vogliamo, con calma, ragazzi, perché voglio... Il controller si è staccato di nuovo, ma porca miseria, ma... Perché è così dispettoso? Ok, grazie. E potremo fare PvP nel mentre giochiamo con questa password, ADS3. E il fatto che non si possa infondere, per esempio, non si possono... Io provo a evocare il nostro Antea, per ora. Il fatto che non si possano... Purtroppo, guardate quanti sono, che meraviglia, guardate! Che spettacolo, guardate, questa è l'influenza dell'anima della scoperta. È meraviglioso. Meraviglioso. Ma continuiamo, facciamo finta di nulla. Chissà se vuole aiutarci o sconfiggerci. Quello che volevo dirvi è questo, ragazzi, che di base voglio provare a fare una cosa. Ora. Esatto, ne valsa la pena. Il fatto è questo, che se io avessi voluto avere, per esempio, più danno da fuoco o aggiungere il danno elettrico alle lame della danzatrice, in Dark Souls 2 avrei potuto farlo, per esempio. E in Dark Souls 3 non è stato reso possibile perché? Perché probabilmente non hanno voluto rischiare mancanze di equilibrio che comunque hanno subito e avuto. Quindi è stato un peccato davvero. Ah, non so mi aiutasse. Sì, mi sta cercando di aiutare. Ma ha paura di uccidermi. Quindi. Che meraviglia che è. Allora, vuole scontrarsi con me? Forse sì. Guardate che meraviglia, un inchino. Sì, perfetto, vuole combattere. E allora combattiamo. E non utilizzerò questo? Vediamo se me lo lascia fare. Un buff a testa, ci sto. Forza, vieni qui. Bellissima mossa, la mia. No, le due al no, stai attento. Giusto, l'attacco in salto non è parriabile. Cosa hai fatto? Non hai selezionato la piromanzia? Salta. Vedete? Fa un po' più male. Wow, un cookie in faccia! Ok, l'attacco non è molto veloce, ma... Posso ancora farcela. Preso? Sì. Non devi abusare dei coltelli, perché possono anche tradirti quando sono così lenti. Lui ha sfruttato qualcosa di diverso. Lui mi ha attaccato sfruttando dei coltelli lenti ma molto pericolosi. E quel pericolo, quella potenza, lo ha indebolito nel combattimento perché il recovery di quelle cose è più lento. Ma abbiamo ottenuto un anello importante. Per me è molto importante, viceversa, non ignorare il gameplay. Perché questa sarà una partita piena di competizione perché l'area è piccola e voglio giocare con loro, ma contemporaneamente dobbiamo avanzare. Quindi. Guardate, questa è un'area, un'acqua benedetta dalla regina di Lothric che ripristina i punti magia. C'è una tomba a Lothric che non ha mai visitatori, un luogo oscuro dove guerrieri senza radici riposano. La regina di Lothric, solo lei, si preoccupò di augurare alle povere anime della fortuna, quindi di dare rispetto a queste anime. Secondo me
È qualcosa di veramente importante. La regina di Lothric è molto probabilmente Guinevere. E tutto ciò che ci mostra quest'area, l'anima di un campione, è che qui siamo in un passato lontano, perché le anime ci mostrano come effettivamente qui albergassero entità potenti. E tra l'altro ricordiamoci che grazie al fuoco questi cani sono molto indeboliti e il loro principale punto debole, ossia proprio il fuoco, è nelle nostre mani in questa spada, che però ho visto non ha un ottimo attacco del roll, è piuttosto lento in questo. E oh, speravo di poter fare la figata, ma non ce l'ho fatta. Ok. E qui voglio vedere se riesco a fare un parry a queste creature. Per esempio. Sì, ce l'ho fatta. Una cosa che non utilizzerò mai in PvP è il sistema dell'anello del calabrone, perché sicuramente è interessante e molto molto efficace, ma oh, questo è pericoloso. Questo devo stare particolarmente attento. Voglio provare a fare. Vediamo se riesco a superare la loro abilità facendo questo. No. Volevo provare a utilizzare la Weapon Art per superare i loro attacchi in una sorta di Hyper Armor. Non so però se ho Hyper Armor con quella mossa, perché mi sembra di no in effetti. Credo di non avere Hyper Armor. Vediamo un po'. Sono passato attraverso parte dei loro attacchi, ma prima sono stato stordito, quindi non ci è andata molto bene. Ok, mi sono fatto sconfiggere scioccamente perché fondamentalmente quello che volevo fare era un test nei confronti. Se non facciamo dei test con le armi, non riusciremo mai a capire il potenziale di queste ultime. Ma, tanto, la cosa complicata. Tra l'altro, quell'utente ci ha donato 41. 41. Braci, quindi è stato fantastico. Tuttavia, il fatto è che la mancanza di infusione delle armi la trovo comunque abbastanza limitante ed è un peccato. L'attacco di questo spadone è lento, però una volta che colpisce, colpisce duro. Dovrò capire, scoprire. Guardate quanto sono abbastanza resistenti. Forse sono resistenti al fuoco, forse è questo. Però nulla ci vieta di ragionare un po' su quello che potrebbe essere in realtà il reale miglior utilizzo possibile di ciò che è oggigiorno la possibilità di utilizzare gli anelli in Dark Souls 3. Perché non è detto, effettivamente, non è affatto detto, che un anello di Cloranfi non sia molto meglio di poter fare una R di 30 in più. Perché effettivamente potrei pensare di togliermi un po' di DPS, perché con la frusta magari era interessante, ma con questo un po' meno, e dire ok, prenderò un po' meno danni e posso avere un regen della stamina più ripido, perché in realtà la percentuale di stamina regen è una delle cose più importanti in un Souls, non va mai. Eh sì, sono riuscito ad anticipare il tuo colpo. E non va mai sottovalutata. Mai, mai, mai. Ehi, no, non si è indebolito, non si è spaventato. Allora, a questo punto, visto che per me l'obiettivo di gioco, io vorrei, e non vedo l'ora di fare episodi solo di PvP, perché sicuramente ci permetterà di essere talmente tanto permissivi di tutti, che sarà veramente interessante poter rendere felici le persone, perché guardate quanti simboli. Come faccio a ignorarli felicemente? Come faccio? Non posso. Mi sento terribilmente in colpa a farlo, da morire. Spero che tra l'altro si stiano divertendo anche un po' fra di loro. Però, per ora, andiamo a combattere. Visto che so che non mi attaccheranno alle spalle, prenderò Siegfried. Lo evoco. Che meraviglia, e andiamo a parlare mentre sconfiggiamo le due lucertole. Perché l'anima di un campione fa intendere che abbiamo trovato l'anima di un campione della cenere, quindi un'entità veramente importante. Ehi là, quanti siamo? Beh, che volto ha? Ah, lo wow, Morn. Beh, diciamo che probabilmente morirò qui, ma visto che non mi attaccheranno alle spalle, visto che utilizzano. Perché dico che non mi attaccheranno alle spalle? Perché sappiamo, senza dubbio in questo caso, che sono ragazzi che seguono il canale, che sanno che sto registrando e che vogliono sfidarsi con me, il che ci pone in una posizione molto positiva, di pura pace, perché hanno la password. E se non avessero avuto la password, io so che non li avrei trovati, e questo è il potenziale, ma viceversa, l'invasore, invece, l'invasore potrebbe essere uno sconosciuto. È questo il fatto. L'invasore può essere chiunque, per questo ho deciso di mettere la password, perché non limito i miei utenti, tra virgolette, miei, una grande parola, ma insomma, chi segue il lavoro non lo limito a potermi invadere, ma contemporaneamente non rimuovo la possibilità che ci siano sconosciuti in mondo a invadere Sabaku, che è perfetto, sperando che quello alle spalle sia uno degli utenti e non un crudele essere. Ah no, è ok, è l'ultimo evocato, perfetto. Io sto combattendo in maniera molto semplice, però giustamente ogni tanto succede. Quindi guardate.
Dai, applaudetemi. Ho fatto una cosa figa, guardali. Fantastico. Beh, io spero di cuore che non abbiate intenzione di attaccarmi in due. E non ho intenzione neanche di... No, consumiamo la Estus. Ok. Ragazzi, siete fantastici. Ora, guardateli tutti e tre. Sembrano buoni. Perfetto. A chi tocca? A te, perfetto. Niente possibilità di errore. Non farò un parry a una cosa del genere. Wow! Ok, vediamo un po' se riesco a essere... Scambio di colpi avvenuto. Stanno combattendo fra di loro? No, stanno giocando. Si chiama scudo. E in PvP fa paura, eh. Oh, ma avete preso ispirazione o sono banale io? Già, fa paura. Ora però sei nei guai, perché io posso passare attraverso il tuo colpo. Potrò passare attraverso il tuo colpo se riesco a essere abbastanza furbo. Quindi, forza! Bravo. Adoro. Preso. Esatto, sono sopravvissuto. Ah, lui... No! Oh, no! No! Perché? Avrebbe potuto stravincere. Rayleigh. Cosa avete fatto? Ma no, ma... Non è che scappavo, non... Santo cielo, non si fa! Ah, ti baffi anche in maniera un pelo invasiva, eh? Una cosa che purtroppo scoprirai, Don Wild, tristemente, è che i buff in PvP vengono limitati tantissimo. Oh, quella è l'arma che mi sconfisse l'altra volta. Giochiamocela. Forza e coraggio. Attaccami. Wow! Cavolo, ho voluto fare un attacco in salto, ma ho completamente sbagliato tattica in questo caso. Oh, Mike. Ok, ora devo essere molto calmo. Devo recuperare i colpi presi. Devo prendere un tempismo perfetto. Un tempismo perfetto. Non l'ho preso, perfetto. Mi è andata molto male. Pensavo che mi desse un altro colpo per cercare di rompermi il ritmo. Beh, ma se mi lasci il tempo, io provo a curarmi. Meno curarmi, provo a castarmi Tears of Denial. Un altro colpo e non voglio perdiarlo. Sangue freddo, sangue freddo, Mike, forza. Attacco R2, forse ha poca stamina perché non mi fa mai follow up, quindi forse... Accidenti, perché mi ha fatto un doppio attacco? Quando premo L2 come con la frusta mi fa un doppio, mi fa una doppia weapon art. Poteva più unirmi, avevo finito la stamina. Perché non mi fa un doppio attacco? Mi romperebbe il culo. Davvero non ha stamina per farlo. Non poteva andare diversamente. Aveva troppo vantaggio. È stato incredibile. Quest'arma è veramente potente. E lui era veramente bravo a usarla. Solo che io ho sbagliato all'inizio del PvP. Ho creato uno svantaggio troppo ripido. Ecco, così il PvP mi sembra che abbia un sacco di potenziale. Sapete, ragazzi? Credo che se io mi metto un obiettivo e avanzo piano piano, ogni volta avanzo, senza perdere di vista, appunto, né l'oro, né il fatto che stiamo proseguendo, in aree così piccole, cioè si intende in aree così piccole, secondo me esce fuori un bel contenuto completo. Devo rendermi conto di... Devo sfruttare
abilmente la lentezza. Vediamo un po' se... Eh no, non ha Hyper Armor. Non ha... Cioè, forse uno dei colpi ha Hyper Armor, ma non tutti. Non tutti hanno Hyper Armor. Devo stare molto attento a quello che faccio. Però sono felice... Oh, ho trovato le dual, tra l'altro, dei guardiani della cripta, delle tombe, diciamo. Guardate quanti sono. Wow, è fantastico. Allora, sicuramente se finisco l'episodio e loro sono ancora qui, farò molto PvP e poi lo taglierò, ovviamente. Deciderò cosa... Wow! Ok, devo studiare quest'arma. Forse va utilizzata più senza target che con target, sapete? È molto diverso da quello che ho fatto in Blind Run. In nessuna run ho mai utilizzato una spada così lenta. Mi sono abituato così tanto alla lentezza del gioco che ho dentro di me una totale incapacità di usare queste armi. Sono molto inferiore a una media logica di abilità. Devo imparare e non vedo l'ora. E qual è il modo migliore di farlo se non all'interno di questo universo? Mentre Creamfield, che tra l'altro è un personaggio di cui vorrei sapere molto di più, ci invade proprio qui. E questo va un attimino preso in considerazione. Chi c'è che... Maledetto, mi distrae. Vedete? Ha un R1 molto lento, però non ha Hyper Armor. E senza... Ehi, questo è lo stocco di Rickard? Utilizza lo stocco di Rickard? No, è lo stocco di Ilfil. Io volevo provare a parlarle, diciamo. Ma così... Oh, oh. Non è che cade, vero? Finirà il mana, secondo voi? Ehi. Mi sa che cadrà senza pietà. Ecco, vedete? Posso, nonostante il... Ecco cos'è che mi fregava anche prima. Wow, sto scoprendo cose con voi. Praticamente, ragazzi, le armi ultra pesanti... Le armi, non so, devo leggere... No, questo non so se è ultra pesante. Guardate, vedete? Se, anche se ho il target e, ho una, e metto una direzione nell'attacco, lui mi cambia la direzione dell'attacco. È assurdo. Ecco. E anche qui potrei perriarla, ma non mi va. Oh, forse però se lo merita. Forse un pochino se lo merita, eh. Vediamo un po' se... Ecco, così però vai in stunlock, perché anche tu in questo non hai equilibrio, vero? Vedete? Questo ha avuto Hyper Armor. Ha due mani forse quest'arma ha Hyper Armor. Ecco, vi ricordate quando vi dissi che il mio obiettivo era di base studiare un po'? Studiare un po' la componente delle armi di Dark Souls 3? Ecco, questo è qualcosa che voglio fare in Blind Run. Perché questo sarà in Blind Run. Per esempio, avete visto come la Weapon Art veniva interrotta? Le armi, gli attacchi a una mano venivano interrotti, ma questi ultimi attacchi R1, tra l'altro, due mani, non venivano interrotti da quello stocco. Wow, salve! Ragazzi, tutti quei segni sono utente. E io ora mi sento immediatamente inadeguato. Tuttavia, c'è molto di cui si può parlare, anche di narrativa, perché di base, questo è quello che volevo provare a fare prima con il ragazzo. E un attacco in salto, sbaglio o una connessione unica? Vediamo un po'. Sì, Sì, vabbè, siete infami. Ha un'animazione in realtà identica come lunghezza, come tempistiche. Mi sembra abbastanza simile agli altri. Quanto difende questo spadone come scudo? 47%. Ed è una greatsword, non è una ultra greatsword. Quindi non ha probabilmente delle meccaniche. Nel mentre, comunque... Oh, 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 ecco, che succede senza equilibrio? Brutte cose, vero? Allora. Quello che io vorrei discutere in base è che se questo è il lontano passato, Gundyr è stato appunto ingannato. Ha subito un tradimento. In quanto lui si è mosso, si è attivato per poter rincolare il fuoco, per poter diventare l'ultimo degli Unkindled, perché l'obiettivo è interrompere l'esistenza degli Unkindled, è finalmente liberare dalla maledizione della fiamma il mondo e liberare dalla vergogna di essere ceneri Unkindled, eppure ha trovato il mondo chiuso, buio. La campana che sente Greyrat è questa? L'ultimo rintocco della campana della vera Firing Shrine?
Questo invece è lo Swordmaster, ma non ci serve. Voglio invadere persone. O meglio, Lord Rakdos. D'accordo. Ryuk. Perché poi ci sarà il campione ad aspettarci. E un'altra componente di discussione. Tra l'altro, sapete un'altra cosa da aggiungere alla discussione? Il fatto che lo spadone di Karthus è un'arma particolare, ha il sanguinamento. Il sanguinamento è una delle risorse più potenti di Dark Souls 3. Quasi ogni singolo. Salve. Quasi ogni singolo boss di Dark Souls 3 è debole al sanguinamento, il che lo rende incredibilmente efficace. Forse non con questa velocità di attacco, ma credo che abbia un cooldown molto lento. Quindi il potenziale c'è. Allora, ragazzi. Nel mentre purtroppo mi trovo giustamente limitato a non poter evocare tutti, mi rendo conto del potenziale incredibile che sta avendo questa run. È vero, alcuni di voi potrebbero trovarla logorroica. Lenta, forse un po' noiosa, ma è l'inizio. Per me è non dissimile questo New Game Plus da ciò che è stato l'anima della scoperta 1. Per me è novità. Per me è unico. Per me è pazzesco. Per me vedere questo è meraviglioso. Guardate. Guardate. Guardateli. È magia, è stupendo. Guardate che meraviglia. È un'emozione. Eccoci qua. Quattro spiriti rossi. Grandi. Guardate che meraviglia. Bene, allora. Allora. Chi si fa avanti? Lui no? Tu, Ryuk. Tocca a te. A rompermi il culo. Forza e coraggio. Un alabarda. Ah, probabilmente è parriabile. D'accordo. Siamo pronti? Ready to go. Allora. Perfetto. Devo stare attento a non dare la direzione. Ho perso delle grandi occasioni. Oh, non facciamoci colpire più di una volta. E se equipaggiassi anche la frusta? Oh, sono infatti. Devo togliermi qualcosa. Toglierò lo scudo pesante. Il fatto che funzioni questa cosa mi fa impazzire. Perché me lo fa due volte? Cazzo, ma non è che il controller è stronzo, veramente? Ok, allora proviamo a fare questa cosina. Li ho fatti terrorizzare, poverini. Oh. Ok, se io sto attento adesso, posso provare a... Non con attacchi multipli, ma se riesco a... Esatto, sbagliato. Tensione alta. Fantastico. Grande. Che vittoria tesa. Ora affronteremo. Faremo questo. Utilizzo le dita perché le dita permetteranno a qualcuno di invadere e non voglio dare la priorità solo a chi ha messo il segno. Se riesco ad arrivare in tempo al nostro boss, lo affronterò e ci rimarrà malissimo, mi sembra giusto. Mi piace molto l'idea di variare le armi. Se io ho potenziato più equipaggiamenti, perché non approfittarne? Sto imparando il PvP. È una meraviglia. Forse dovrei. Mettiamoci l'anello di Heval per ora. Non... Ammetto che sto banalizzando molto la build, ma. Quanto è bello! I segni, tra l'altro, rimarranno attivi tutto il tempo. Quindi non sto perdendo di vista l'opportunità di
di potere con l'invasore, ma sarà unico. Non perdo lo Papa Francesco, questo è un pelo italiano. Credo di non avere dubbi che sia uno degli iscritti, immagino, a questo punto. Avete visto che meraviglia? L'unica cosa, per ora, che di gameplay sento sta muovendosi contro di me, in questo caso non è questione di imparare e di abilità, è il fatto che purtroppo sono abbastanza ingiusti i... Oh, ma questo è un genio, questo è un eroe. Chi sei? Alice. Sei un genio. Ok. Credo che purtroppo non sia molto giusto questo mio subire doppi attacchi magici, cioè doppi attacchi di weapon art, purtroppo. Questo non è giusto. Quando premo L2, non è giusto che mi faccia due mosse. Questa è una cosa che non mi piace e che mi impedisce una parte della tattica, perché ovviamente nell'istante in cui io subisco un colpo in più a causa del fatto che mi ha fatto il mio personaggio un colpo in più non gradito, incazzo. Quello è sgradevole. Inoltre, questi colpi che subisco non dovrebbero essere esattamente gli stessi se avessi avuto un po' di equilibrio. Ecco, diciamo che l'unica cosa è solo quella doppia weapon art che mi dà fastidio, che mi parte in automatico. Credo che, anche se il controllo è magari un po' stronzo, se non premo male il tasto dovrebbe non esserci problema. Inoltre, grande, inoltre, un regalo, ma cavolo, hai fatto un cosplay stupendo. Fantastico. E di base, l'unica cosa che voglio studiare alla grande è questo. Ops, mi sono spaventato a morte, ero convinto di essere morto. Stavo per... non so se ridere o piangere, no? Non ci resta che piangere, appunto, come dice quel film. Ecco, una cosa che devo imparare è il tempo lento di reazione dell'attacco R1. È esattamente come una spada lunga, devo pensare a questo, una spada lunga che ha un forte delay. E questo delay ha anche un altro malus, il fatto di dover subire, purtroppo, il fatto che la direzione è costantemente cambiabile. Questo in realtà è un bonus, perché appunto è una cosa che deriva da Dark Souls 1, però in Dark Souls 1 era incredibilmente arcade. Qui invece ruota un pochino similmente a Dark Souls 2, ma meno, ovviamente. E sì, sono un idiota. Sono un idiota, perdonami. A questo punto sono tutto tuo. Combattiamo. Guardate quante persone sono qui oggi. Wow! Dovevo aspettarmelo? Wow! Wow! Sei un grande! Sei molto, 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 molto aggressivo. Cavolo! No! Tirati dei! Bene, quello Perry non mi dispiaceva tanto, ma mi stai spaccando il culo, complimenti. Non ho parole. Non ho parole. Adesso dovrò sfogare la mia ira facendo un perfect su quel Gundyr che ci aspetta. Fantastico. Ragazzi, io amo questo tipo di interazione. Ora, pausa da PvP, parliamo un pochino di ciò che è questo. È presente anche davanti, è presente anche prima del... è presente prima dell'entrata a questo muro invisibile. Questo muro invisibile, a differenza di quello che è il muro invisibile di Irithyll che nasconde la Covenant di Aldrich, non lo ritengo mal posto, è letteralmente il grande vuoto, vuole fungere da grande vuoto, è strutturato come il grande vuoto, è un luogo nascosto che però parla di lore, parla di mistero, parla di verità, parla di ciò che è la verità di Lothric, la distorsione di Lothric, tutto molto interessante. Tuttavia, per favore, non superate quella soglia. Mi piace moltissimo, così come questo campione che con la sua anima ci parlerà di qualcosa di molto importante. Adesso, però, affrontiamolo, ponendo particolare attenzione al fatto che nulla è diverso qui, neanche l'albero. Quella tomba potrebbe essere quella di Ludlet. Potrebbe esserlo. A prendere le meccaniche del PvP da totale neofita dell'ambiente, finalmente con la DSL, per me è un'emozione. Voglio solo anche far sì che voi siate orgogliosi di me, perché per ora credo di essere a un livello molto basso. Andiamo. Pronti? Vai, Sabaku.
tu sei spaventoso. Questa è per me la quella Dark Souls 3. È la mia boss fight preferita. Tutto è intendibile. La tua posizione è importante. Il tuo studio del personaggio è fondamentale. È bello. È veramente bello. Ah, ho sbagliato. Oh, 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 la paura, avete visto? Mi ha fatto fare un parry istintivo. Voglio provare a sconfiggerlo con più parry possibile, a differenza del new game. Quindi, come dire, fa del tuo peggio. Sei in una boss fight. È una creatura così importante. Questo è parriabile? Non lo so, il tempismo non era male, ma forse non è parriabile. O forse sì. Credo che lo sia, sapete? Credo che quasi tutto sia parriabile di Gundyr. Sentite la melodia. Wow! Mi ha fatto la combo però, eh. Attenzione, stiamo attenti a non abusare della nostra sicurezza. Occhi rossi. Ma non credo sia corrotto. Mi chiedo se questo è soltanto una cosa estetica. Se lo fosse, non la prenderei molto bene, perché c'è troppa comunicazione di lore all'interno. Oh, cavolo, Mike! E qua! A volte rimanere a terra è la scelta migliore. No. Oh, oh, sbagliato. Tempismo di pura sbagliato. Via. La presa, meravigliosa presa. Ecco, questa è una combo pericolosissima. E ora. No, ho sbagliato. Potevo provare a parare questo? Sì, è vero, ma non ho avuto le palle. Ok. Vieni. No. No. Ah. Sei fantastico. Non aver paura, Mike. Forza, attaccami, Gundyr. Così. Sei fantastico. Vorrei solo che rimanessi il tuo cadavere a terra. Ma scomparirai, vero? Soul of Champion Gundyr. Anima del campione Gundyr. Veramente una cosa niente male. Spero di aver fatto in tempo a mettere l'elmo delle avarizie, perché ho un po'... il Conoseiros me lo sono dimenticato. Questa è una delle aree più poetiche di tutto Dark Souls 3. È incredibile. Quest'area è poesia. Quest'area è meravigliosa. Perché queste candele accese sono un monito, sono un ricordo, sono un innamoramento di Lothric, di Firing Shrine, del destino a cui che hanno dovuto subire queste creature, purtroppo perdute all'interno di un inganno, di un tradimento, lo spegnimento del fuoco. Credo che... allora, se qualcuno se lo sta chiedendo, sì ragazzi, ovviamente se utilizzassi la spada lunga o armi molto veloci sarei incredibilmente più efficiente nel PvP, ma sto esplorando, lasciatemi esplorare. Se vi prometto, se qualcuno vuole vedermi al top, che se mi metto una spada veloce con il bel R1 funziona tutto molto meglio, perché fondamentalmente si tratta, nel PvP di Dark Souls, è tutta una questione di tempistica, vedete? Io devo calcolare quando l'avversario corre contro di me, quando l'hitbox della spada lo colpirà. E questo è un consiglio che posso dare a tutti, ragazzi, è molto importante. Ora, però, mi voglio sedere al falò, leggiamo l'anima di Gundyr e proviamo a vedere se qualcuno ha messo dei segni anche oltre. Credo che sia possibile essere invasi anche oltre, ma voglio prima vedere se l'invasione viene annullata, se chiamo qualcuno, mentre esploro l'ultima parte. Allora, guardate che meraviglia che è. Vedete quanto è difficile mantenere la salute in quest'area, perché è molto avanzata, e purtroppo senza attenzione un solo coltello può danneggiarti moltissimo. Allora, provo a evocare Zac. Ah no, c'è la nebbia. Sono aree separate. D'accordo, allora. Evochiamo Zac. E purtroppo non potremo più essere invasi, ma potremo evocare qualcun altro. E sarai tu? Guerri. Mi sembra quasi un peccato ignorarlo per nickname, ma avendo già il set di un altro voglio essere proprio vario. Ehi, là, vi piace questa armatura, eh? Ok, perfetto. Andiamo. Sapete, sono veramente curioso di sapere se riuscirò... ah, ecco, se riuscirò a essere efficace. Adesso mi ha storito anche con R1. Riuscirò a essere efficace con quest'arma? Non posso arrendermi. È un'arma potentissima, ha un DPS veramente alto, perché è lenta, ma è possente. E qualcuno è morto. Quindi
quando utilizzeremo la piromanzia, quando utilizzeremo gli incantesimi. Ragazzi, avete idea di quante cose ci aspettano? Sì, siamo pronti. Qualcuno vuole combattere? Jenny la rossa. Oh, arma invisibile. Sono pronto. Hai delle dual? Mi piacciono. Sei forse un po' prevedibile? Ma se sbaglio subirò molti danni. Fammi un attacco dopo il roll. Ah, peccato. Attacco dopo roll, è una trappola. Cerca di farlo il meno possibile. Ti lascio spazio, allontanati. Ora non farlo più. Eh sì. Non rollare. Oh, interessante. Questo non lo parerò. Ma tu stai cercando di parere me. Quindi affrontiamoci. Vedete quanto odio questa arma pesante? Non avrei mai subito quel danno se non mi avessi fatto un attacco alle spalle. La odio, ok? Non pensavo di dovermi infastidire così tanto con quest'arma, ma quando subisco un attacco che non avrei dovuto a causa del movimento dell'arma. Oh cavolo, perché ha fatto così? Guardatelo. Guardate, fa sempre un attacco in più! Ogni volta che faccio l'L2 fa un attacco in più! Cazzo, mi sto innervosendo! Non lo sopporto, è stupido! Mi dà fastidio! Questa cosa mi dà fastidio! Questa cosa è proprio ingiusta per per la mia abitudine. Adesso devo solo fargli un parry. Fammi un'altra. Hai imparato? Cavolo, ha fatto un R2. Bravissimo. Sei stato fantastico. Però io mi sono rotto i coglioni. Scusate, non mi piace. Sono una pippa. Non sono in grado di gestire il fatto che ogni volta che premo una merda di L2. Vedete? Di nuovo! Non ho premuto niente! Ah, ora sei calmo? È troppo imprevedibile! È possibile che sbaglio così tanto l'input? Questa è una cosa che in live mi. Questa cosa non mi dà il controllo. Questa cosa non mi dà il controllo. Quest'arma desertica è molto bella. Sono entusiasta di averla provata. Ma la boccio. Completamente. Io non voglio forzarmi nel far qualcosa che non mi piace. Posso forzarmi nel far qualcosa che mi incuriosisce, ma non nel far qualcosa che non mi piace. Pazzesco. Questa è anche molto veloce. Sarà infondibile. Vorrei provare un'arma curva, ma lo faremo nel prossimo episodio sicuramente. Sono incredibilmente deluso, davvero tanto deluso da quest'arma. Sono incredibilmente deluso, perché non me lo aspettavo. Davvero lo trovo deludente, più di quanto avrei immaginato di poterlo trovare. Concluderò l'episodio con quest'arma, ma la abbandoneremo. Nel prossimo episodio il mio obiettivo sarà affrontare la possibilità di ottenere un'arma di curva, che però mi sarebbe piaciuto moltissimo avesse il sanguinamento, cosa che non credo avremo però. Guardate che male fa, guardate che male che fa, abbiamo stordito con le fiamme e fatto 1400 danni a un cavaliere nero, che però, avete visto, sì, volevo fare lo sgargiullo e dire, e l'abbiamo ucciso solo premendo R1 o stordendolo? No, lui stava facendo anche lui una combo R1 che ci avrebbe distrutto. Però effettivamente ci è mancato completamente equilibrio. Scusate. Allora, una cosa che sicuramente è molto importante notare è che. Ehi, hai tolto lo scudo proprio quando ti avevo fatto il secondo calcio. Pessimo roll. Posso? Posso? No! Cavolo, non di farmi l'attacco in corsa, di farmi il backstab in quei casi. In questi casi fai un backstab. Esatto, caro mio guerriero. Però, parliamo un pochino dell'ambiente. L'ambiente in questo caso cosa ci dice? Ci dice che questa qua. Ci dice che questa qua è la forma. Una forma della fornace della prima fiamma. Perché ci richiama. Perché
ciò che era la fornace all'interno di Dark Souls 1, ossia un'area nella quale avremmo trovato cosa? Avremmo trovato i cavalieri neri. Cavalieri neri i quali cosa hanno di speciale? Il fatto che si trovano di tutte le forme, no? Alabarda, spada, ascia. Questa è una realtà presente qui ed è quello che ci vuole comunicare, dopo tutto. Vi trovate davanti a un luogo oscuro e questo luogo oscuro nasconde una verità. Una verità che praticamente viene soltanto accennata. Gundyr era arrivato tardi alla festa. Leggeremo la sua anima, ovviamente, e leggendo la sua anima sarà anche molto interessante capire dove e perché poi lui arrivò al falò, prese la spada del falò e si impalò con essa per diventare un giudice. Il che è molto simbolico e anche molto importante, perché fondamentalmente lui diventa un fodero per capire qual è il reale Champion of Ash. Però il problema è che lo diventa all'interno di un'altra dimensione. È tutto molto, molto distorto. Persino più Bloodborneiano che non Dark Souliano. Però il fatto è che durante lo scontro iniziale Gundyr non ci lascia un'anima. Quindi effettivamente non è proprio una dimensione parallela. Si separa dalla realtà perché essendo un tempo distorto, esattamente come Havel in Dark Souls 1, ti permette di essere lì, ma non necessariamente di mantenere un'unicità totale del tuo equipaggiamento, perché ovviamente tu sei lì, ma il tempo si distorce nello spazio, quindi in un'area diversa potrebbe apparire un tuo doppione. Questa è una cosa che è comprensibile. Però, viceversa, in un futuro in cui noi l'abbiamo sconfitto, lui comunque poi si ritrova all'interno di una speranza. È possibile che quella speranza sia Ludlet? Cioè è Ludlet che a questo punto, come ultimo Lord of Cinder, si vincola, riaccende il fuoco e aspetta insieme alla guardiana, una nuova guardiana, che arrivi un campione? Perché dopo tutto, quello che si trova qui, ragazzi, è la lama del caos. E ogni arma a questo punto mi incuriosisce molto più di quanto non mi avrebbe mai incuriosito qualunque altra, perché devo dire la verità, sono rimasto scottato da questa spada. Mi piace così tanto, eppure mi delude così tanto. È personale, c'è chi probabilmente fa win streak di 200 PvP con quest'arma, ma non è la mia. E forse una delle cose più belle dei Souls è proprio che la varietà di quello che trovi ti porta a comprendere come ci siano diversi tipi di videogiocatore. Per esempio la Drakeblood Greatsword è fantastica. Io con la Hollow, con la spada di Mirra ho veramente fatto degli scontri incredibili, continuamente vincendo, perché è forse uno stile di gioco diverso dal mio, però è stato veramente fighissimo scoprirlo così, con voi. Un'arma curva, di origini... Ah, un'arma maledetta, di origine sconosciuta, che ha degli strani sgraffi sulla lama. L'attacco danneggia anche il suo possessore. Ah, perfetto. Allora... La spada è probabile sia un errore, qualcosa che ha ottenuto vita, mai accettata in questo mondo. In altre parole, è il caos stesso. Wow. Mentre l'anima di Gundyr dice che un tempo, una volta, un campione arrivò tardi alle festività e ottenne il benvenuto da un santuario senza fuoco e una campana che non suonò mai. E non è stato l'unico, da quello che ci dice il New Game Plus. Vedete qui, abbiamo effettivamente delle anime abbandonate. Anime di campioni della cenere abbandonati. Pazzesco. E qui dovrebbe esserci... Ah, dovrebbe esserci l'anello del calabrone, ma non c'è, perché probabilmente... O per scelta di... Non condividerei tantissimo se è una scelta di equilibrio di gioco, perché comunque ha a che fare con... l'esplorazione, nel senso che io ho meritato di arrivare fino a qui. Però non appare l'anello del calabrone fino a un certo punto dell'avanzamento del gioco. Penso fino a quando non si sconfiggono tre lords. Quindi suppongo che qualcosa accada da un NPC che lo porti qui. È possibile. Sarebbe da far attaccare qualunque NPC e capire se qualcuno delle sue riposte, qualcuno, ha un riposte animato diversamente. In quel caso lui possiede quell'anello. E in quel caso ne potrebbe anche discutere. Mentre la Black Knight Armor dice che i cavalieri servirono il primo Lord Gwyn. E lo seguirono al vincolo della prima fiamma. Divennero cenere, ma ancora vagano per il reame.
Diciamo che i cavalieri neri divennero neri a causa della battaglia contro il caos, però quelli che andarono con lui divennero letteralmente cenere, compresa l'armatura, con gli spettri che vediamo al Kryll Neon First Flame presente in Dark Souls. Mentre qui possiamo notare come comunque i troni siano esattamente gli stessi di Firelink Shrine originale presente in Dark Souls 3. E questa è una cosa un po' strana in realtà. Un po' strana, perché dopo tutto ti fa capire che qui ci sono, ma quando poi arrivi all'ultimo Firelink Shrine, ossia appunto la reale fornace della prima fiamma, io mi chiedo perché hanno mantenuto gli stessi nomi anche lì. È una terza Firelink Shrine, ma ciò non di meno hanno mantenuto quei nomi, e non vorrei che fosse una sottigliezza di negligenza. Non so se vuole comunicarci qualcosa anche quello, ma avrei preferito vedere, per esempio, gli originali o altri nomi anche. Comunque, lei, la guardiana del fuoco, potrebbe essere Irina. Potrebbe essere Irina o una guardiana del fuoco che non conosciamo. Perché dopo tutto, Irina è del nostro tempo, quindi è più probabile sia qualcosa che non conosciamo. Ma la verità che ha visto lei è stata quella di un tradimento. Dopotutto, abbiamo trovato il bastone di Andrei, e il bastone di Andrei ci narra la storia classica dei nostri fabbri, un martello di metallo trasmesso attraverso i fabbri dello shrine, del santuario. È utile come arma da colpo, ma è anche eccezionale a ridurre l'equilibrio. Oh, a ridurre oh, l'equilibrio e a rompere la guardia in uno scudo. Ovviamente, il potenziale di un martello mostra la sua reale forza solo se tenuto in mano da un fabbro, ovviamente. Mentre gli occhi della guardiana del fuoco ci narrano che si dice siano gli occhi della prima guardiana del fuoco e che la luce e che sono la luce persa da tutte le successive Firekeepers. Rivela alla guardiana del fuoco cieca cose che non avrebbe mai alle guardiane del fuoco cieche cose che non dovrebbero mai vedere. Tu, invece, hai qualcosa da dirci, vero? Well, fancy that. A lost lamb wandereth in, with nary a peep from the bell. Well, thou shouldst my purpose know. What can this old ham. Un'anima libera che arriva davanti a lei senza il suono neanche della campana. Una cosa così strana, così unica. E tu vendi sia la chiave della torre, sia l'anello della Priestess, che tra l'altro nasconde purtroppo un difetto. Un difetto abbastanza deludente, se volete saperla mia, purtroppo. Una Best cosa not che tarry long. mi ha deluso moltissimo, una piccola stupidaggine, so che è un capriccio personale, ma se noi la uccidessimo, dropperebbe lo stesso anello, che si potrebbe quindi duplicare. Se noi lo compriamo e la uccidiamo, ne droppa due. È semplicemente una svista di programmazione, ma è una svista che mi è dispiaciuta moltissimo. Ora, c'è molto di cui discutere di questo luogo, della presenza dell'ancella lì, che conosce Emma, nonostante lei ha il suo anello, ma non è Emma. Emma l'abbiamo uccisa nello scorso nel 2 episodi fa contro la Dancer. Ora come ora, voglio provare a vedere se a Firelink Shrine posso trovare. Io ci tengo particolarmente ad essere con un'arma ricurva. Io voglio che Sabaku utilizzi un'arma curva. E in realtà la Pontiff Knight Curved Sword non è così eccezionale. Se non la posso infondere, non la userò. E Ah, just good, wasn't it? ovviamente non posso infonderla. Che peccato. Allora, gli ultimi PvP di oggi continuerò a farli imperterrito con quest'arma. Devo studiarla. Il fatto che non sia efficace non è un limite dell'arma, è un limite mio di giocatore. È colpa mia che forse do un colpo in più quando non devo. È ovvio che un controller non può dare input da solo se non è rotto. E sicuramente forse questo è un po' troppo sensibile, ha forse un problemino, o forse voi mi direte che capita anche a voi, ma il fatto che io faccia questo è a causa di un input magari durante l'animazione, credo che sia questo. Credo che quando io do un input di fare la weapon art, che succede? Che consecutivamente, mentre la fa, come quando si cattura un Pokémon, che si premono i tasti in fretta sperando che cambi qualcosa. C'è ancora qualcuno? Sì, che eufemismo.
Ok, perfetto. Alla grande, Mike. Mamma mia, quanto fanno male. Eppure, comunque, adesso abbiamo delle difese superiori allo 0%. Accidenti. Però è anche vero che abbiamo l'anello che ci abbassa le difese. Credo che l'output dei danni, però in New Game Plus, è comprensibile, sia bello alto. È una cosa presente anche nei Souls. Fa parte dei Souls. Il problema è che continuo a pensare che ci sia troppo indirizzamento verso lo scudo. Vedete, il fatto che con uno scudo tu non subisca mai questo pericolo. Vedete, è tutto... Guardate, la differenza con uno scudo è eccessivo. È eccessivo. Che poi mi faccia un headshot a distanza è perché è un infame, ma è eccessivo secondo me. Credo che ci vorrebbe un pochino più di pensiero nei confronti dell'equilibrio stesso. Tuttavia, ragazzi, questo per me è un episodio in cui sarà molto importante avere il vostro feedback. Nel prossimo parleremo della lore di questo luogo e di quello che abbiamo visto. Ora facciamo altri 3 PvP, 2, vediamo un po'. Utilizzo le ditazze e esploriamo quest'arma. Quindi proviamo a evocare Aetherwulf e chi altri. Ecco, approfitto di questi saluti per parlare un po' insieme. Il personaggio di... Oh no, Zack, ti ho già evocato. Lord Andre. Una Ultra Fums. Una... Ecco, quella. Ehi là! Oh, Anivol. Ok. Allora, Defectum. Ecco. È vero che io di gusto apprezzo molto le armi veloci, ma questo non significa che le armi più lente devono essere inefficaci nelle mie mani. Una cosa è l'abilità, un'altra è il gameplay. Distinguiamo le cose. Mi raccomando, è molto importante. Ottimo roll attraverso il mio colpo, ragazzo. Veramente ottimo. Complimenti, sei un tosto. Sì, sì, altro che meraviglia. Pronti? Divertiamoci insieme, ragazzi. Ehi là. Sì, è successo. È bello vedere la gioia, anche se in realtà, appunto, io ho usato quell'emote come codice, quindi magari non sono così felice. Ma spero di sì. Vai. Ok. Forza e coraggio. Sbaglio se finisce con quel suono. Attento a non cadere. Stai attento ai ritmi. Bello! E ora ti prenderò però, vero? No. Aspetta che lo faccio anch'io. Fammene una, lo faccio anch'io. Ehi, figo. Wow, ha fatto male però questo fulmine. Provo a fare una mousse. Ok, devo stare attento ai tasti. Ok, provo ora. Non tocco nulla. Ok, è andata meglio, avete visto? Non ho sbagliato l'input. Questo è per Riavile però, attenzione. Fammi un roll. Fammi un roll. Ora. Sei stato bravissimo. Ah, non, fammi un secondo attacco. Sei stato veramente acuto. Quella era una brutta trappola. Adoro, adoro il PvP. Avrei dovuto perriare. Avrei dovuto perriare adesso. Ora. Attacco caricato. Alle spalle. Non si fa fregare. Coltelli. Non puoi scambiare colpi quando ho tanta vita più di te. Non quando ne ho così tanta. Così, così, cazzo. Grande. Ora però. Scambio di colpi. Non scambiare colpi quando sei in svantaggio. Sei stato eccezionale. O forse... Io un po' meno scarso? Non lo so. Sono molto curioso di sapere chi è molto più abile di me nel PvP. Se ha qualcosa da dirmi su questa arma ricurva, che probabilmente magari è molto efficace, io sto usando molto male. Oh, una falce. Molti mi hanno voluto consigliare una falce, cioè, ma non sono ancora arrivato a utilizzarla. Ok. Non so se perriarla, non la conosco, quindi combatti con me e fammi paura. Terrorizzami. Se ti faccio pressione. È bello fare pressione agli avversari, è sempre interessante vedere come reagiscono.
Ora. Perché non l'ho presa? Range forse. Così lo spavento. Forse no, forse lo offendo. Ah, pensa di vincere? Pensa di vincermi? Sta già evocando il prossimo avversario? Mi ha sottovalutato? Ora. Wow, il range di quella falce. Ok, ha più range di me. Devo ragionare su questo. Quindi... ah, non ho la frusta. Attenzione, aspetta. Aspetta. No! Sono un idiota. Adesso devo recuperare perché sono un cretino. Ah, no. Non è una buona idea. Wow, giustamente. Mi faccio fregare due volte. Non dalla stessa mossa. Preso. No, ha rollato. Ah, grande! Colpa mia, lo so. Mi sono fatto... sono stato un imbecille a cambiare equipaggiamento durante il combattimento. Avrei ottenuto decisamente un vantaggio. Non mi è successo. C'è ancora un po'. È così bello, è un'occasione. Ok, vediamolo come episodio extra. Io ho fatto proprio la stupidaggine di cambiare equipaggiamento. Non so perché l'ho disattivato prima. Non riesco a capire proprio il perché. Credo di essere stato abbastanza stupido. Non riesco proprio a comprendere cosa mi ha fatto disattivare l'equipaggiamento. Credo che purtroppo registrare per quasi 3 ore oggi mi abbia distratto. E che il fatto è che ho voluto fare l'esperimento della password. Per me l'anima della scoperta è un esperimento. E ci tenevo particolarmente a interagire con voi. Ho sbagliato a esagerare. E quindi mi sono un po' menomato come gameplay. E me ne dispiaccio da morire. Al che spero di poter avere il vostro feedback e vedere se quello che avete visto oggi vi ha veramente infastidito o è stato apprezzabile in qualche modo. Ok? Questa è l'ultima volta che faccio PvP oggi. E evocherò quante più persone possibile. E non credo di... esatto, non posso usare la forma di brace. Non sono in forma di brace. Quindi siamo assolutamente più che alla pari, ragazza. Più che alla pari. Tuttavia, io farò questo. Wow! Pronta? È dual. Stai attenta che sono facilmente perriabile. Cavolo, sei fragilissima. Attenta. Accidenti, ma... cavolo. Eri... indebolita da morire, cosa avevi? Wow, 600 anime. Si era creato un personaggio forse per combattermi. Troppo di basso livello. Chissà perché non posso utilizzare la brace. Mi sembra così strano, forse perché c'è qualcuno che sta cercando di invadermi da tempo. Sì, qualcosa, c'era un problema con la connessione di qualcuno. Però, accidenti, quanto ci sono rimasto male. Poi magari, vabbè, di nuovo lui, Felix, e mi dispiace da morire, veramente, perché era chiaramente di livello bassissimo, poverino, avrei dovuto utilizzare un'arma senza potenziamento. Che dolcezza. Pronti, ragazzi. Diamoci da fare. Non devi essere impulsivo. Scappa? Bravo. Alle spalle. Nice. Vediamo se prendo la frusta se ti stupisco.
Grande. Cavolo, che danno che fanno. E ora devo provare la weapon art. Continua a far cagare. Dopo il roll, rolla. No? E ora. Wow, mi ha preso, ho sbagliato il parry. Oh, grande. Bellissimo. Il buff dell'elemento durante l'attacco. Che spettacolo, dopo il roll. Teatralissimo. Ecco, io ho colpito le spalle, perché è giustamente così. Attenzione, stai attento. Ora lo scambio di colpi non sarà equo, perché io non morirò. La vedi la fiamma? Dovresti equipaggiarti un elmo di Kirk o qualcosa. Perché adesso io farò questo e tu morirai. E io no, stai attento. Forza! Ok, provo a fare il tank. Lo prendo io così. Lo porto nella trappola. Non credo che abbia capito che non morirò. Sei stato fantastico. Bravo. Un Lorian molto incazzato, vero? Siamo pronti. Non c'è bisogno che io sia full. Tanto non si vince per quello. Quindi forza e coraggio. Wow! Sono capace anch'io a fare le magie, sai? Tosto. Ok, non si gioca allora con te. Si combatte. Avrei gradito che questa... Perché mi fa sempre l'attacco dopo? Sempre! Ecco, vedete, anticipare è questo che mi riferisco. Eh già. Preso! No. Avete capito qual era il mio piano? Avete capito qual era il mio piano? Fare un backstab. Solo che non conoscevo l'incantesimo o il miracolo abbastanza bene da potermi permettere di farlo. Wow. Beh, lo scorso episodio è durato un'ora e mezza. Io sono un bambino in queste cose. Siete qui, come faccio a dirvi di no? Credo proprio che il PvP della serie salirà incredibilmente tanto di livello in futuro. Perché quando otterrò multiple armi e deciderò di buildare il personaggio più sull'utilizzo di armi multiple che sul danno, verrà fuori una meraviglia. Secondo me verrà fuori un potenziale, ragazzi, spaventoso. Sono emozionato al solo pensiero. Sono veramente emozionato, perché adesso noi abbiamo questo set che secondo me funziona moltissimo. Ma io potenzialmente potrei un giorno aggiungerci un'alabarda, un arco. Il potenziale è veramente altissimo. Sono abbastanza elettrizzato. Se soltanto quest'arma non avesse questo problema dell'attacco dopo la weapon art, mi farebbe impazzire. E invece la sua lentezza a me piace, perché bisogna calcolare l'entrata in range e il ragionamento dell'avversario. E invece temo che katane, spade curve e straight sword siano troppo avvantaggiate, insieme ovviamente alle ultra, perché io non posso fare così e superare l'hyper armor ed avere hyper armor. Purtroppo non è così, e quindi mi deprimo mentre loro festeggeranno grandiose. Tu sei Calmina? Ah, ok, alla grande. Ed è bellissimo che hanno scelto di sacrificare un anello per essere esteticamente belli. Wow. Allora, ragazzi, siamo pronti? Sì, sei... Ok, niente. Perfetto, pronti. Attaccami. Fa del tuo peggio. Oh, il fuoco. Quello che ci lamenta tutti, giusto? Wow! Ok, non ci caschiamo tanto facilmente, eh?
stai attenta con quelle dual. Tra l'altro, ah, uno stocco nella mano sinistra. Forse vuole perriarmi con lo stocco? Tosto. Tostissimo. Attacco caricato. Guardala, guardala. Va, è veloce. Veloce la spada di curva. Vedo. Ok. Wow. Guardate. Cerca di fare dead angles. Cerca di rompermi la guardia. Di superare qualche... E un po'. Cosa fa lo stocco? Sono incuriositissimo. E se ci aggiungo alla... Ora. Okay, mi ha cambiato direzione. Ma... c'è Perry, sì. Queste direzioni di attacco. Devo smettere di lamentarmene, forse. Ok, a due mani, forza! Vieni qui. Oh, che figata! Una delle due originali. Che è anche difficile farle in Dark Souls 3. Attaccami. L2, R2. Guardate, non riesco a... È brava, o comunque più brava di quanto pensassi, perché non riesco a farle attaccare quando dico io. Ok. Ora sei nei guai. E ricordati che ho second chance. Fregami. Io faccio R1 adesso, eh. Perché è una tattica in questi casi. Stai attenta. Se io faccio R1 a raffica e tu entri in range, se mi colpissi non vinceresti. Fammi un parry. No! Grande! Grande comunque. Sei stata bravissima. Grazie della tua partecipazione. Che meraviglia. Ok. Akahor. A noi. Lo vedo il Cestus, sai? Oh, doppio Cestus. Cosa non vedo nei miei occhi? Hai utilizzato il Cestus per darti equilibrio. Sei in grado di superare i difetti di Dark Souls 3 con l'intelligenza. Ci piace. E allora, fatti sotto. Quanto odio la direzione di questo spadone che cambia col controller. Quanto lo odio. Wow. Ok, ho capito come giochi. Forse riesco a fregarti. Forse, forse. O forse tu anche hai compreso come gioco io e cercherai di... Esatto. Ah, è per armor. Non ce l'ho proprio. Ok. Sei tosto. No! No, 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 no. Aspetta, fammi un backstab. Ho sbagliato. Doveva essere il coltello. Colpiscimi. Esatto, colpiscimi. Aspetta. Colpiscimi. Feriscimi. Ho fatto una cazzata. Aspetta. Faccio un attacco in salto. Aspetta. Aspetta, mi faccio male. Aspetta. Aspetta. Ecco, aspetta. Ecco, ok. Ora siamo pari. Devo lanciarmi un coltello addosso. Ok, pronti. Sì, ho sbagliato. Dovevano essere i coltelli. Forza. Tu usi il Cestus, io uso questa. Nice. Voi siete buoni là, vero? Ah. Oh, figo. Preso. Ha funzionato. Sei spaventoso. Oh no! Grande. Ma è lo spadone di Astora? Quello a fondo... Ora! Cazzarola! Non ti ho preso per niente, ero convinto che ti avrei preso. Ora! E allora, se non va così... Esatto, ti ho fregato? No, sì, ti ho fregato con un colpo, ma tu hai fatto esattamente quello che ho fatto io nelle altre partite. Sapevi che avresti resistito al colpo, complimenti. Ecco, questo è esattamente ciò che io amo di quello che potrebbe diventare l'anima della scoperta 3. Io migliorerò in tempo reale nel PvP, io cambierò in tempo reale nel PvP, conoscerò giocatori più abili di me, più avanzati, che magari sono cresciuti con la DSL e io sto piano piano... imparando qualcosa che adoro, che mi permette di essere
quello che comunque ho sempre voluto essere. E l'anima della scoperta è nata, per quanto io ci tenga tantissimo al contenuto, è nata anche per essere esattamente quello che sarei io senza uno schermo, no? Davanti. È un po' di voyeur, lo so, ma è come io giocherei con un gruppo di amici che vuole condividere qualcosa. Quindi ho ancora 5 minuti prima dell'ora e mezza dell'episodio, quindi ultimo giro, ragazzi. Allora, ora vi chiedo questo: a chi ha resistito fino ad ora? Fatemi sapere al 100% cosa volete, cosa vi piace, cosa non vi piace. Questo è un esperimento, questo è un episodio sperimentale. Questo episodio è fondamentale perché? Perché ci dice una cosa molto importante. Avete visto questi PvP? Questi PvP cosa ci dicono? Ci dicono che io ho deciso di fare questo esperimento in cui ho fatto PvP durante l'episodio come introduzione all'argomento, ma potrei anche non farlo in altri episodi, salvo invasioni casuali. E poi, come il codex dello spirito del GDR, esattamente come la lettura della lore all'interno di Dragon Age, alla fine dell'episodio utilizzare i segni a terra per fare PvP. Fatemi sapere cosa volete, cosa apprezzate, cosa vi piace, cosa non vi piace. E soprattutto se questo episodio, anche a livello di contenuto loristico, anche se introduttivo, vi è piaciuto. È una blind run? No, è una sorta di blind run in parte. Comunque, scusate, è una blind run in parte, in molte cose è una blind run, in altre non lo è. Sono molto curioso di vedere dove andremo. Ora però preferisco vedere se riesco a fregarti con la frusta. Ce l'ho fatta. Perché se io cambio le armi... Wow! Ehi, l'Hornet Ring non si usa! Non è vero. Tutti usano quello che vogliono in questo caso. È un anello che ti toglie una difesa e ti permette di fare un danno più critico. Quindi, ovviamente, hai fatto bene. Ora devo solo riuscire a farti un perrio. Oh, una spada lunga. Sei sicuro di volerla fare? Usala. Io non ho paura di te. Forse ne ho tanta. Sono intimorito. Questo è il mio problema adesso. Ma se riesco a farti un parry... Oh, un kukri! I kukri... Oh, cavolo, cos'è tosto, eh? Cavolo. Ah! Ho provato a fare il parry fallendo. Beh, sei stato grande. Perché è il primo parry che subisco, sai? Questo è il primo parry che subisco. 3 minuti. Abbiamo un altro guerriero pronto ad aspettarci. Ovviamente l'ora e mezza credo che sia una durata illegale. È solo un esperimento comune. Voglio veramente ricevere feedback da questo. Non registrerò episodi fino a che, ovviamente, come abbiamo sempre detto, tutto questo non verrà discusso e io non avrò letto cosa ne pensate sinceramente, ok? Quindi fatemi sapere fino in fondo tutto ciò che pensate di questa esperienza. Le tombe dimenticate sono qualcosa che meritano discussione. Ora però io ho mal di gola. Alice, sbaglio, a te non ti ho evocato prima perché avevi avuto la genialità di metterti sulla tomba, mi ricordo. E ora invece non sa un bro cattivo. Ah, Jon Snow, wow, uguale. Devo dire la verità, sono molto curioso di sapere come avete vissuto un episodio che potrebbe essere veramente alienante come questo. Io per ora una cosa la so, che amo da morire la possibilità di studiare le armi, la possibilità di avanzare nell'esplorazione di un tipo di gioco che non fa parte di me, non ha mai fatto parte di me fino ad ora. Quindi wow. E ok, proverò a fregarti con lo scudo. Mi piace il tuo setup, è originale. E se non ti faccio avvicinare? Forza. Ok. Ora lancerai il dardo prima o poi. A meno che io non vengo in tuo range e ti do fastidio. No. Guarda come festeggia l'altro. Wow. Ok, quanta stamina hai, Alice? Quanta stamina hai? Quanto posso reggere i tuoi colpi? Ok, ci siamo fatti uno scambio di danni. Abbiamo scoperto che io ho più HP di te, forse perché sono in forma di brace. Quindi dovrei stare attenta. Attenta a non cadere però, eh. Attenta. Vabbè che non c'è il baratro lì, quindi. E attacco in salto. Avrei dovuto utilizzare l'attacco in salto contro quel ragazzo, perché non sono perriabile. E no!
Oh, si stai rigenerando con un... Wow, anche contro lo scudo. Ah, niente male di tattica. Cazzo! Anche qui l'Hornet. Ero convinto di vincere contro i TT. Ti ho sottovalutata. Ti ho sottovalutata e l'ho pagata cara. Ero convinto che non fosse carica. Ho fatto completamente male i calcoli. Questo episodio si conclude con un ragazzo che tra l'altro aveva tra la mia stessa corona, che tutti odiano e che io adoro. Wow, quante sconfitte. Fantastico. Abbiamo finito per oggi. Sono felice del fatto che tutti questi simboli sono presenti, che tutti questi simboli sono qui e che tutto sta andando come veramente vorrei che vada. È fantastico. Ora però ho bisogno anche di voi, quindi fatemi sapere cosa pensate di tutto questo. Nel prossimo episodio si discuterà veramente a lungo di questo luogo, daremo gli occhi alla Viviana, cominceremo ad avvicinarci tra l'altro all'Undead Settlement, dove incontreremo uno dei personaggi più importanti, Yoel, che ci porterà all'inizio di una quest che abbiamo completamente perduto all'interno della nostra partita. E ora lui probabilmente ci parlerà dei Lord of Cinder, dopo che abbiamo sconfitto Vort, forse, o prima, non lo so. Non ho mai dato attenzione ai dialoghi appunto nelle altre run, quindi li vivremo insieme. Ragazzi, fatemi sapere come, cosa, quando, ok? Siamo all'interno di un esperimento, siamo all'interno di qualcosa che potrebbe veramente diventare importante. Per ora io vorrei mantenere i miei HP a 25, che è molto basso per un New Game Plus, però avremo modo di livellare. Per esempio adesso bastano... Forse riesco ad arrivare a 30. Facciamo che il nostro obiettivo adesso è arrivare a 30. Dopotutto il nostro DPS ora non è basato tanto su destrezza, ma quanto ci dà l'anima di un campione? 20.000? 25.000, wow! Comunque, rimango della mia idea che per ora, a livello personale, purtroppo questo spadone non mi soddisfa. Non vedo l'ora di poter provare uno spadone più piccolo, forse una spada di curva più piccola. Per ora non sono molto soddisfatto. Potrei, in effetti, spostare la mia attenzione sulla lucerna. Potrei farlo. Però, se dovessi farlo, non lo farei certamente con un'arma del caos, perché abbiamo già molte armi che scalano sul fuoco e non possiamo infondere armi oscure per ora, quindi ne riparleremo. Ora come ora, ragazzi, siamo rimasti a questo punto e credo che per ora, insieme alla frusta, prenderò di nuovo le Dancer's Enchanted Swords. Ok, abbiamo le dual. Queste saranno ciò che vedremo nel prossimo episodio. Viviamola, ok ragazzi? Grazie di cuore, fatemi sapere tutto e di più. Io vi leggo e condividiamo qualcosa di veramente importante, perché questo in parte è un'evoluzione dell'anima della scoperta e in un altro componente è una regressione, perché ora come ora sto regredendo di esperienza, non so come gestirla, proprio perché è in interazione con voi, non sono più solo a parlarvi del gioco, sono insieme a voi. È molto interattivo. Fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima. Grazie di tutti, a tutti e di tutto, perché se questo è successo, se questo ha funzionato, è grazie veramente solo a voi, perché i segni erano i vostri e le botte che ho ricevuto erano le vostre, quindi alla grande. Avremo tante occasioni, sicuramente il PvP diminuirà, sì, ma avremo anche cose dedicate, episodi extra in arene. Fatemi però sapere com'è stato oggi. Alla prossima.